PCM, il Project Cycle Management, è quell'approccio che viene vivamente consigliato dalla Commissione europea sia nell'approcciare i programmi, quindi diciamo è uno strumento che utilizzano anche i programmi europei, quindi dal loro, diciamo dall'altro lato della barricata rispetto a noi progettisti, ed è uno strumento vivamente consigliato anche appunto nella creazione dei progetti. Velocemente ripercorriamo le fasi che compongono il Project Cycle Management. La prima fase è la programmazione, quella fase di mappatura diciamo, del terreno di gioco, chiamiamolo così. Quindi è quella fase preliminare che serve sia ai programmi, ma nel nostro caso ai progetti, per conoscere il contesto sul quale stiamo operando. Quindi il territorio, l'ambito del progetto che stiamo per andare a realizzare. Quindi in questa primissima fase dobbiamo appunto essere consapevoli del problema che stiamo andando ad affrontare con il nostro progetto. La seconda fase del Project Cycle Management è quella della identification. Una volta individuato il problema, possiamo affrontare quel problema utilizzando diverse strategie. Chiaramente ogni problema ha una miriade di possibilità di essere affrontato, quindi stiamo cercando di identificare, quindi nella fase di programmazione, qual è il nemico. Abbiamo detto che la strategia da selezionare, da identificare, quindi siamo sempre nella seconda fase del PCM, dipende da vari fattori, dipende chiaramente in primis da quello che sappiamo fare noi, cioè da quello che riesce più semplice nella realizzazione, perché chiaramente sulla base del tipo di organizzazione che rappresentiamo, abbiamo delle competenze e abbiamo meno, come dire, meno conoscenza di altri ambiti. Quindi l'identificazione della strategia il più delle volte avviene secondo questo criterio. Chi siamo e cosa siamo in grado di realizzare. Fatto questo, identificata la strategia, un albero dei problemi che ci serve e ci aiuta proprio a livello metodologico a identificare il problema centrale, quindi la ragione d'esistere del nostro progetto, e una serie di problemi a questo collegati. Abbiamo detto che chiaramente non dobbiamo fermarci però all'identificazione del problema, perché quella è solo la prima parte. Quindi l'albero dei problemi lo abbiamo trasformato in albero degli obiettivi. Quindi tutto quello che è stato identificato come problema, a partire dal problema centrale, ricordiamoci, graficamente abbiamo inserito il problema proprio al centro del foglio, il problema centrale, e gli altri problemi collegati sopra e sotto. Quindi l'identificazione dei problemi e quindi degli obiettivi, quindi la traslazione in positivo dei problemi identificati, componeva quello che avevamo chiamato l'albero degli obiettivi. Quindi tutto quello che il nostro progetto tende a raggiungere. L'obiettivo è qualcosa chiaramente che cerchiamo di ottenere con il nostro progetto, quindi anche in termini descrittivi nella proposta progettuale è sempre bene, è sempre opportuno, a mio avviso, descrivere l'obiettivo utilizzando l'infinito. Quindi il nostro progetto mira, non lo so, realizzare o diminuire qualsiasi problema che abbiamo identificato. Quindi a livello formale è sempre bene utilizzare questa forma. Quindi a questo punto abbiamo un albero dei problemi e un albero degli obiettivi. Se guardiamo bene l'albero degli obiettivi e se lo abbiamo sviluppato in maniera corretta, da quell'albero possiamo tirar fuori tutti gli elementi chiave della nostra proposta progettuale. Sono esattamente descritti nel nostro albero degli obiettivi, o comunque, se non sono descritti chiaramente, sono tra le righe del nostro albero degli obiettivi.
dal nostro albero degli obiettivi cercheremo di tirar fuori quegli elementi chiave di ogni proposta progettuale. Quali sono questi elementi chiave? Sono quelli che nella formulazione, quindi nella terza fase del Project Cycle Management, cominciamo a descrivere utilizzando uno strumento che secondo me è uno strumento di una potenza veramente incredibile, chiaramente in termini progettuali, che è il quadro logico. E la matrice del quadro logico, quello che appunto è il Logical Framework Matrix. Nel quadro logico, che è lo strumento che dagli alberi, chiamiamoli così, ci porta a definire la nostra proposta, quindi a formulare la nostra proposta, troviamo quattro colonne, ma soprattutto nella prima colonna del quadro logico troviamo quei quattro elementi fondamentali che ogni proposta progettuale deve necessariamente contenere. Prima di addentrarci nelle varie colonne del quadro logico e quindi entrare nei dettagli del quadro logico, proviamo a capire perché il quadro logico è così uno strumento utile, come ho definito prima, potente. È uno strumento utile perché ci aiuta a schematizzare in maniera logica e coerente la nostra proposta progettuale. Quindi il nostro formulario sarà, come dire, un po' la versione più completa, più analitica, più descrittiva di quello che abbiamo strutturato nel quadro logico. Il quadro logico ci consente anche di verificare la coerenza interna della proposta, quindi della struttura progettuale, quindi capire se gli elementi chiave che ho citato prima, che ve li anticipo, sono gli obiettivi generali, l'obiettivo specifico, le azioni, questi elementi devono necessariamente essere collegati tra loro, collegati e coerenti tra loro. Quando leggo delle proposte progettuali, che non sono scritte da me, ma anche le mie, insomma, a volte mi accorgo che quello che è stato scritto all'inizio del formulario non coincide spesso con quello che è scritto alla fine del formulario, perché man mano che scriviamo, il nostro flusso di idee in qualche modo si interrompe o si modifica, perché nel frattempo la nostra logica della proposta probabilmente mentalmente è un attimo variata. Il quadro logico ci consente invece di fare il match, di fare il confronto tra questi aspetti e di definire la proposta prima ancora di scrivere il formulario. Quindi, anche se il quadro logico non è sempre un documento richiesto nei progetti, in alcuni bandi, in alcuni programmi è un annex del formulario, cioè un documento che va allegato al formulario. In altri casi non è neanche richiesto presentarlo. Quello che suggerisco è comunque di, anche laddove non fosse necessario inserirlo, è comunque di cominciare a scrivere una proposta progettuale a partire dalla definizione del quadro logico. Quindi la coerenza interna, dicevamo, ci aiuta a formulare obiettivi, ma direi anche risultati e attività in maniera coerente, in maniera corretta. Soprattutto in maniera misurabile e verificabile. Poi lo vedremo quando analizzeremo le varie colonne del quadro logico e ci consente anche di riflettere sulla nostra proposta progettuale tenendo in considerazione quelli che sono i fattori esterni, cioè tutti quei fattori, tutti quegli eventi, chiamiamoli così, che non dipendono dalla nostra volontà. Questo ci aiuta il quadro logico anche alla programmazione corretta delle attività, anche alla definizione, all'attribuzione di compiti, responsabilità fra i partner e così via. Una precisazione prima di rivedere il quadro logico, la matrice del quadro logico. Proprio il quadro logico, diciamo, ci porta anche a identificare chi fa cosa. Una precisazione doverosa nei progetti europei, ma nei progetti in genere,
è quella di utilizzare una terminologia adatta rispetto agli attori coinvolti dal nostro progetto. Andiamo con ordine. Allora, gli stakeholders sono tutti quei soggetti che hanno un interesse rispetto a quello che stiamo facendo, quindi al nostro progetto. Tutti questi stakeholder non necessariamente appartengono a una sola categoria. Il concetto di stakeholder è molto ampio. Ci sono quegli stakeholder che hanno un interesse molto diretto rispetto a quello che stiamo facendo e hanno un potere di, come dire, incidere sulla materia che stiamo trattando più o meno influente, diciamo così. Quindi vanno trattati in maniera diversa e vanno coinvolti all'interno della nostra proposta progettuale in maniera diversa, appunto in base al loro ruolo. Però solitamente lo stakeholder è qualcuno che va coinvolto sia in fase di programmazione, proprio perché lo stakeholder può darci quegli elementi chiave per comprendere il problema di partenza, e lo dobbiamo coinvolgere appunto anche in fase di disseminazione, proprio perché soggetto interessato a quello che abbiamo fatto, quindi possibilmente interessato anche all'utilizzo dei prodotti del nostro progetto. I beneficiari sono tutti quei soggetti che, lo dice la parola stessa, beneficeranno degli aspetti positivi della nostra proposta. Quindi non sono quei soggetti che coinvolgiamo direttamente nelle attività del progetto, ma sono quei soggetti che trarranno beneficio da quello che abbiamo fatto. Questo ci porta a differenziare in maniera netta il ruolo di beneficiario con il ruolo di gruppo target. Il gruppo target, quello che nei progetti appunto identifichiamo come target group, sono quei soggetti che si sovrappongono alla categoria più vasta dei beneficiari, ma sono quei soggetti che coinvolgiamo direttamente nelle attività del progetto. Un partner associato non può ricevere un budget, ma soprattutto non ha delle attività in capo, nel senso è un osservatore esterno che come dire, uno stakeholder un po' più attivo, chiamiamolo così. Gli stakeholder solitamente si contattano attraverso, come dire, le reti professionali delle organizzazioni partner dei progetti, e qui entro un po' anche nella definizione dell'ultima categoria. Appunto il partner di progetto. Il partner di progetto è proprio dato da quelle organizzazioni che effettivamente lavorano sul progetto. Quindi uno stakeholder può essere contattato per mezzo mail, si può fare, solitamente si fa un focus group, una tavola rotonda con questi stakeholder in fase di definizione del progetto. Quindi non è necessariamente supportato da un documento ufficiale, da una lettera di supporto. Ci consente anche di pianificare in maniera corretta i costi delle attività, il tempo necessario e le risorse che servono a implementare quelle attività. Quindi ci aiutano a definire in maniera corretta quello che poi sarà il budget. Andiamo un po' finalmente a visualizzarlo, questo quadro logico. Dicevamo, è una matrice formata da quattro colonne. La prima, che è sicuramente quella più importante perché è quella che si definisce la logica dell'intervento, cioè quello che dicevamo prima, lo scheletro, la struttura di massima della nostra idea progettuale, è tutta qui, è tutta nella prima colonna del quadro logico, nella logica dell'intervento, e contiene tutti quei quattro elementi chiave che citavamo prima, ovvero gli obiettivi generali, l'obiettivo specifico, i risultati attesi, aggiungerei, e le attività. Quello che vi dicevo prima è che questi quattro elementi sono anche visivamente collocati esattamente nella stessa posizione, per come li vediamo qui nel quadro logico, sono collocati nella stessa maniera nell'albero degli obiettivi.
Quindi, se i nostri alberi sono stati sviluppati in maniera corretta, questi quattro elementi del nostro progetto sono già lì. Partiamo da quello che secondo me è l'elemento più importante, che è l'obiettivo specifico. L'obiettivo specifico, che a volte anche lì c'è un fraintendimento tra obiettivi generali e obiettivo specifico. Perché dico l'obiettivo specifico è quello più importante? Perché è l'obiettivo che il nostro progetto mira a raggiungere, quindi è la ragione d'esistere del nostro progetto. Quindi il nostro progetto esiste proprio perché dobbiamo raggiungere quell'obiettivo specifico, che altro non è che la soluzione che noi diamo al problema di partenza. Se vi ricordate, nell'albero dei problemi si individua prima un problema specifico, che è quello che si mette al centro del foglio. Quando trasformiamo i problemi in obiettivi, quel problema che è al centro del foglio, che è il problema che dobbiamo andare a risolvere con il nostro progetto, diventa il nostro obiettivo specifico. Tant'è che è al centro del foglio. Quindi il nostro progetto esiste perché dobbiamo risolvere quel problema che sta dietro e ottenere quell'obiettivo che abbiamo tradotto appunto nell'albero. Quelli che stanno sopra, che si chiamano gli obiettivi generali, sono i benefici, quindi diciamo, quegli aspetti positivi che si raggiungono in maniera, diciamo, quasi automatica, se il nostro progetto raggiunge appunto l'obiettivo specifico. Nel foglio, se ricordiamo gli alberi, l'albero degli obiettivi, nel foglio questi obiettivi generali sono tutti quegli obiettivi che abbiamo elencato proprio nella parte superiore del foglio. Quindi sono benefici che raggiungeremo in maniera automatica raggiungendo l'obiettivo specifico. Sono benefici più ampi, chiamiamoli così, proprio perché nascono dai problemi. Partiamo sempre dall'albero dei problemi, e nella parte superiore dell'albero dei problemi abbiamo inserito tutti quei problemi che abbiamo ritenuto essere collegati al problema centrale, ma che sono effetti del problema centrale. Sono effetti del problema centrale, quindi trasformandoli in obiettivi sono benefici che raggiungiamo. Questo poi lo vedremo meglio nella sessione in presenza. Avendo fatto poi su quell'albero degli obiettivi una scelta strategica, quindi abbiamo poi selezionato una strategia di intervento, se vi ricordate, stiamo passando al secondo step del quadro logico. Avendo fatto questa scelta, abbiamo identificato una strategia, quindi abbiamo detto affronteremo il problema secondo una categoria di intervento, chiamiamola così. Quindi, non lo so, risolviamo il problema o contribuiamo a risolvere il problema del forte tasso di disoccupazione in Sicilia attraverso la formazione. La butto lì. La formazione, che è una delle tante strategie che possiamo utilizzare, diventa appunto la nostra scelta strategica. Se abbiamo fatto questa scelta strategica, abbiamo già come dire, in gestazione, diciamo così, le attività del nostro progetto, perché sappiamo che il nostro progetto a quel punto dovrà prevedere delle azioni che hanno a che fare con la formazione. Quindi possiamo già cominciare a ipotizzare la predisposizione, la creazione di corsi di formazione specifici, la selezione di formatori con determinate caratteristiche, la predisposizione di materiale didattico. Quindi già stiamo ipotizzando delle attività. Se ipotizziamo delle attività, e badate bene, non ho cominciato dai risultati attesi, ma dalle attività in questo ragionamento, possiamo ipotizzare dei risultati. Perché se facciamo delle azioni, a un'azione corrisponde un prodotto, un risultato, che è qualcosa di concreto, qualcosa che soprattutto nei progetti europei dobbiamo sempre quantificare. Quindi, se la mia attività è la, non
il creare, il tenere dei webinar per i dipendenti della regione, il risultato corrispondente potrebbe essere 40-50 dipendenti formati. Capite che c'è già una quantificazione, c'è un risultato ottenuto. Quindi già il fatto di aver trasferito le competenze a un numero X di partecipanti, quello è già un possibile risultato del nostro progetto. Siamo riusciti a mettere insieme in maniera logica e coerente i quattro elementi chiave di ogni progettazione. Però il quadro logico non si ferma alla prima colonna, seppure, diciamo, è sicuramente la colonna più importante. Il quadro logico ci presenta altre tre colonne. La prima, accanto a quella della logica dell'intervento, è la colonna dei cosiddetti OBI, che non è una brutta parola, ma è l'acronimo inglese per indicatori oggettivamente verificabili. Ora proveremo a capire cosa si intende per indicatore oggettivamente verificabile. Accanto agli indicatori ci chiedono di identificare le fonti di verifica di cosa? Di questi indicatori. E nell'ultima colonna, come accennavamo anche all'inizio, ci chiedono di elencare le ipotesi, quindi in inglese le chiamano assumptions, sono quelle condizioni o precondizioni, chiamiamoli così, che devono sussistere affinché il nostro progetto possa, come dire, essere portato a termine e raggiungere i propri obiettivi, risultati e quant'altro. Andiamo a vedere un po', nel dettaglio queste ulteriori colonne. Faccio delle precisazioni però prima di andare avanti. Come vedete, nella colonna degli indicatori ci chiedono nel quadro logico di identificare indicatori sia per gli obiettivi generali che per l'obiettivo specifico che per i risultati. Rispetto alle attività, non ci chiedono di identificare degli indicatori, e poi definiremo pure cos'è un indicatore, ma ci chiedono di identificare i mezzi necessari a svolgere quelle attività. Per mezzi si intende tutto quello che è necessario per portare avanti il progetto, quindi dalle risorse umane alle risorse tecnologiche o alle risorse infrastrutturali e quant'altro, quindi va tutto elencato lì. Cosa ci serve? Quali sono i mezzi necessari per portare avanti le attività del nostro progetto? Sulle fonti di verifica, anche lì, se notate, nell'ultima linea, quindi in quella delle attività, non ci chiedono di identificare fonti di verifica, ma i costi. Quindi i costi legati ai mezzi che consentono di svolgere le attività. Nella colonna delle ipotesi, quindi faccio vedere anche un ulteriore elemento da tenere in considerazione, non ci chiedono di identificare nella prima riga il campo delle ipotesi, quindi quella rispetto agli obiettivi generali. Lì, rispetto al punto di vista dei progetti, quindi non dei programmi, non ci chiedono di identificare i fattori esterni per il raggiungimento degli obiettivi generali, che l'obiettivo, il fattore esterno legato a quegli obiettivi sia già stato indagato dal programma. Allora, qua vi ho spiegato un po' già quello che intendevo in questa slide. Quindi abbiamo parlato di attività, quindi sono quelle azioni, i risultati, quindi cosa tiriamo fuori. Ricordatevi che il risultato va sempre quantificato, quindi mettiamo sempre dei numeri, delle percentuali, uno scostamento statistico, per dire competenze migliorate non lo so, competenze linguistiche da C1 a C2 per un numero X di partecipanti. Quello è un risultato, tutto quello che è quantificabile ed è collegato agli obiettivi. È un risultato. Occhio, stiamo attenti a questa definizione perché non tutto quello che tiriamo fuori dal progetto è un risultato. Quindi tutto quello che ha
logicità rispetto agli obiettivi, all'obiettivo specifico soprattutto, può essere un risultato. Volevo però soffermarmi sulla colonna degli indicatori. Gli indicatori sono quegli elementi, quei parametri che ci consentono di quantificare e io aggiungerei anche qualificare un qualsiasi fenomeno. E questo ci torna utile soprattutto quando ci chiedono di trovare degli indicatori sugli obiettivi, perché gli obiettivi sono concetti un po' più astratti rispetto ai risultati attesi. Gli indicatori devono avere una caratteristica, quindi quando andiamo a selezionare gli indicatori per tutte quelle linee, diciamo, del quadro logico, dobbiamo tenere a mente che i nostri indicatori devono essere smart. È chiaro che in fase di preparazione del progetto, se ci accorgiamo che un indicatore non è in linea, non è smart, ora vedremo cosa vuol dire, siamo sempre in tempo a cambiarlo. E questo lo vedremo anche nell'ultima colonna del quadro logico con le ipotesi e i fattori esterni. Ma se presentiamo un progetto con determinate caratteristiche, quello deve essere. Se chiediamo una modifica in corso, stiamo chiedendo cioè stiamo palesando una carenza della nostra proposta progettuale, quindi va sempre evitato. Tranne in alcuni casi, come vedremo dopo, dei fattori esterni, dove lì non possiamo fare granché, ma sono casi molto, molto isolati. Quindi un indicatore deve essere smart. Deve essere smart perché la S di smart sta per specific, quindi specifico. Cosa vuol dire che un indicatore deve essere specifico? Vuol dire che deve essere specifico per quel fenomeno, per quell'elemento che deve andare a misurare. Un indicatore deve essere anche misurabile, quindi la M di smart. E lì è chiaro perché deve misurare come dire, deve dare una misura. Quindi non possiamo mai trovare un indicatore che non ci dia questo tipo di informazione. La A di Smart sta per accessibile. Cosa vuol dire che un indicatore deve essere accessibile? Vuol dire che dobbiamo preferire nella scelta degli indicatori quelli che secondo noi possono essere più facilmente raggiunti da noi. L'indicatore deve essere anche rilevante. Timebound, la T di smart, è chiaramente un indicatore deve misurare un fenomeno in un certo lasso di tempo, quindi con un inizio e una fine. Ma questo è un po' come il misurabile, diciamo, mi sembra un concetto assolutamente chiaro. Quindi lasciatevi guidare da questa logica smart nella scelta dei nostri indicatori. Ad ogni indicatore va chiaramente riferita una fonte di verifica. Perché questo? Perché dicevamo che il quadro logico ci aiuta in primis a definire il progetto in fase di scrittura, ma ci aiuta anche a gestire il progetto in fase di realizzazione. Quindi un modo per monitorare quello che stiamo facendo, se lo stiamo facendo bene, è appunto avere l'indicatore e verificare se stiamo raggiungendo quell'indicatore, quindi se non lo so, il numero di pescatori coinvolti nell'attività di pescaturismo in linea con quello che abbiamo previsto, ma la fonte di verifica assieme all'indicatore ci aiuta proprio ad avere l'idea chiara di dove andare a reperire questi dati, proprio in fase di monitoraggio del nostro progetto. Dicevamo prima, abbiamo fatto diversi esempi, il numero di scambi commerciali fra Stati Uniti e Unione Sovietica. La fonte di verifica in quel caso sarebbero i registri delle camere di commercio. Questo perché aiuta anche il valutatore, ma anche il project manager poi a gestire il progetto, perché dà fiducia, diciamo, al valutatore, avere anche chiarezza sulle fonti di verifica, quindi dove andare a recuperare i dati, perché fa capire che il progetto è stato ragionato in maniera corretta e
stato impostato in maniera corretta. Quindi tutti questi sono strumenti a vantaggio anche del project manager, quindi poi di chi andrà a implementare, a sviluppare il progetto stesso. Sono tutti appunto strumenti, chiamiamoli di gestione, poi vedremo anche questo cosa vorrà dire. Eccoci qua, le ipotesi e le precondizioni. Siamo ora all'ultima colonna del quadro logico. Abbiamo detto che lavorare su un quadro logico ci obbliga ad avere un approccio strategico nella definizione della nostra proposta, ma anche un approccio molto ragionato. Non so se vi è mai capitato di ipotizzare un progetto e pensare a quello che può andare storto, diciamolo proprio in maniera quasi cruda, quello che può andare storto e che ci può impedire una corretta realizzazione del progetto che avevamo in mente. Il tenere in considerazione quello che può andare storto, ma soprattutto in termini di fattori esterni, perché su tutto quello che è, su tutti quegli aspetti dove noi, come partner di progetto, come project manager del progetto, possiamo intervenire, dove abbiamo potere di intervento, tutti quegli aspetti non vanno mai menzionati nell'ultima colonna del quadro logico, perché all'interno di un progetto non possiamo indicare elementi di questo tipo. Possiamo solo indicare elementi che non dipendono dalla nostra volontà e dove chiaramente noi non possiamo avere nessun tipo di impatto. Quello che va descritto nella quarta colonna del quadro logico sono quegli aspetti che hanno una certa possibilità di verificarsi. Quindi gli aspetti estremi, cioè quelli che si realizzeranno sicuramente o quelli che quasi sicuramente non si realizzeranno, non vanno menzionati nel quadro logico. E questo è lo schema che dobbiamo utilizzare quando scegliamo quali fattori esterni includere nella nostra proposta. Quello che dobbiamo tenere a mente è se il realizzarsi di una certa condizione esterna è rilevante per la realizzazione del nostro progetto. Si realizzerà probabilmente, va incluso tra le condizioni, quindi quello che è intermedio, che ha una certa possibilità di realizzarsi, va descritto. Cosa ci rimane alla fine di questa lunga cavalcata nella formulazione? Nello step della formulazione del PCM è una analisi chiara della situazione di partenza, è una descrizione del progetto assolutamente lineare, chiara e logica, quindi con target group definiti, con connessioni chiare fra obiettivi, risultati e azioni. Una predisposizione di strumenti di gestione del progetto altrettanto chiara e utile poi nella fase successiva, e come dire, la fattibilità e sostenibilità della nostra proposta, perché capite bene, se è tutta strutturata correttamente nel quadro logico, quindi teniamo in considerazione i rischi, i fattori esterni, che possono essere anche legati ad aspetti finanziari, economici, tecnici e quant'altro, stiamo garantendo sostenibilità alla proposta. Andiamo ora rapidamente alla financing e implementation, quindi sono i passaggi successivi che chiaramente fatta la formulazione della proposta la presentiamo, speriamo che otterremo i finanziamenti e a quel punto dobbiamo implementarla. Un altro strumento che ci aiuta poi nel realizzare correttamente il nostro progetto è ipotizzare e descrivere il nostro progetto secondo pacchetti di lavoro, quelli che abbiamo chiamato quella che è la teoria della Work Breakdown Structure, e il diagramma di Gantt. Cos'è la WBS, cioè la Work Breakdown Structure? È un modo di pensare alle attività del progetto secondo gruppi di azioni che
hanno in comune una stessa fase del progetto, una stessa tematica del progetto. Questo ci consente di appunto scomporre il progetto in pacchetti di lavoro, quelli che solitamente si chiamano work packages, e ci consente appunto di organizzare le attività, ma anche di gestirle in maniera più logica e più fluida. Ci sono nei progetti solitamente un gruppo di work packages che variano da quelli, chiamiamoli trasversali, cioè quelli che obbligatoriamente devono far parte di una proposta progettuale. Uno su tutti, il management del progetto, cioè la gestione del progetto. Quindi tutte quelle azioni, quelle attività che dobbiamo fare per gestire il progetto, che sono obbligatorie in qualsiasi progetto, rientrano e creano proprio un pacchetto di lavoro specifico, proprio il WP, il Work Package Management. Quindi per ciascun work package abbiamo degli elementi che sono sempre comuni. Abbiamo le task. Cosa sono le task? Le task sono quelle, a questo punto sì, possiamo chiamarle sottoazioni o semplicemente azioni che compongono il work package. Diciamo il WP, il work package management, che è obbligatorio, così come solitamente spesso nei progetti europei sono obbligatori i work package sulla disseminazione, sulla comunicazione del progetto. In mezzo poi possiamo avere dei work package che sono più tecnici, più operativi, dipende chiaramente dal nostro progetto. Solitamente abbiamo un work package sulla ricerca che va fatta solitamente all'inizio del progetto, un work package sulla formazione, quindi che raggruppa tutte quelle azioni di formazione dentro il progetto, un work package, non lo so, sul testing di una determinata metodologia e così via. Quindi abbiamo sempre task, quindi azioni, abbiamo milestone. Le milestone sono quelle attività chiave che in base a come vengono svolte possono, come dire, influire in maniera decisiva sul resto insomma, delle attività. Ogni work package ha le sue deliverable. Cosa sono le deliverable? Sono quei prodotti tangibili che tiriamo fuori dalle attività che svolgiamo. Lo dicevamo prima, facciamo un esempio. Un prodotto tangibile può essere anche, l'abbiamo chiamato le minutes del meeting di progetto, quindi il verbale di un incontro di progetto, che è un prodotto, cioè un documento tangibile, ma che non può essere paragonato a un risultato, perché non ha quel legame con gli obiettivi. Quindi se io raggiungo quel deliverable, a volte lo chiamano anche output, questo non vuol dire che se ho le minutes del progetto, dell'incontro di progetto scritte bene, questo vuol dire che ho ottenuto l'obiettivo del progetto. Ho semplicemente tirato fuori un prodotto e queste sono le deliverable. A volte le deliverable, che sono importanti, sono sovrapponibili ai risultati. I risultati, che è l'altro elemento fondamentale di ogni work package, sono quei prodotti che mi giustificano nel quadro logico, ritorniamo mentalmente a quello, l'ottenimento di un obiettivo. Quindi, se l'obiettivo è ridurre del 30% il tasso di disoccupazione in un'area X, un risultato corrispondente potrebbe essere la collocazione di numero 50 disoccupati in settori lavorativi X, Y. Questo è un risultato che mi giustifica l'obiettivo. Okay? Ogni work package ha i suoi tempi di realizzazione. Se sommiamo i tempi di realizzazione di tutti i work package del progetto, otteniamo la durata del progetto semplicemente. Capite bene che il work package management avrà la durata esattamente identica a quella di tutta la durata del progetto, perché un progetto va gestito dall'inizio alla fine. Ogni work package avrà i suoi costi di realizzazione. Se uniamo i costi di ogni work package, avremo il costo totale del progetto. Okay? E soprattutto ogni work package ha i suoi ruoli, quindi tra i partner del progetto, tra quelli che portano avanti il progetto, chi fa cosa?
Solitamente c'è sempre un coordinatore del work package, che non è il coordinatore di progetto. Il coordinatore di progetto è quello che coordina tutti i work package, ma in base alle competenze e alle caratteristiche di ogni partner, ogni work package avrà il suo coordinatore, che possibilmente sarà una delle organizzazioni partner. Per esempio, se abbiamo un work package sulla ricerca e nel partenariato abbiamo una università, va da sé che quell'università sarà il coordinatore del work package, perché avranno sicuramente più competenze rispetto, non lo so, all'associazione che fa parte del consorzio, del progetto, e così via. Capite che schematizzare, e soprattutto qui vi invito anche a utilizzare una numerazione chiara. Work package 1, management. Work package 2, ricerca. Work package 3, test pilota della, non lo so, di qualsiasi cosa. Utilizzate sempre questa numerazione conseguenziale, sia nei work package chiaramente, ma anche nelle task, nelle deliverable, perché questo vi consente di dare chiarezza anche a chi vi legge, quindi anche al valutatore, della logicità e della conseguenzialità delle attività che state scrivendo, o delle deliverable che state scrivendo, o dei risultati che state descrivendo. Quindi le task che compongono il management, il WP management, che le task possono essere, non lo so, realizzazione strumenti di gestione, task 1.1 perché si riferisce al work package 1, task 1.2 potrebbe essere l'organizzazione degli incontri di progetto. Task 1.3, la predisposizione dei report semestrali del progetto. Capite? Sono tutte azioni che riguardano il work package 1, già lo capiamo dalla numerazione, perché nel work package 2 parleremo di task 2.1, task 2.2 e così via. Stessa cosa fatela per le deliverable. 1.1, 1.2 e 2.1, 2.1 sul work package 2. Vi assicuro che utilizzando questo schema, chi vi legge, ma anche voi stessi, avrete una chiarezza estrema su come fare le attività, quando farle, come sono collegate tra di loro, chi fa che cosa, quanto costano e quant'altro. Quindi anche in fase di gestione del progetto, non solo in fase di scrittura del progetto. Questo vi facilita enormemente la gestione stessa, che si traduce nel famoso diagramma di Gantt. Ad ogni task evidenzio quando quella task va realizzata. Posso anche aggiungere chi fa quella task, chi coordina quel work package, e posso aggiungere tutte le informazioni che mi servono, ma questo in fase di management, ma io aggiungerei anche in fase di scrittura del progetto, mi dà una chiarezza su quello che va fatto, quando va fatto e la logicità tra i vari aspetti. Alla fine del percorso dobbiamo valutare cosa abbiamo ottenuto attraverso il nostro progetto, quindi valutare come e quanto abbiamo migliorato o abbiamo risolto il problema di partenza. Perché era quello, lo scopo del nostro progetto è quello, l'obiettivo specifico del nostro progetto è quello. La valutazione quindi è fondamentale per capire il risultato, quindi l'impatto che abbiamo ottenuto, quanto abbiamo migliorato, ed è una valutazione che facciamo sia internamente nel progetto, quindi chi coordina il progetto valuterà l'andamento del progetto stesso, ma sia esternamente, quindi anche l'ente finanziatore, come sappiamo, alla fine del progetto ci chiede il report. Sul report del progetto farà le sue valutazioni. Una volta che abbiamo valutato come e quanto abbiamo migliorato il problema di partenza, possiamo ripartire con un altro giro di PCM, con un'altra proposta progettuale che riparte da quello che abbiamo ottenuto, quindi da un contesto e da un programming nuovo, semplicemente perché è cambiato, perché i risultati del nostro progetto, gli impatti del nostro progetto hanno modificato la situazione di partenza. Quindi a quel punto riproponiamo un'altra proposta progettuale, chiamiamolo un follow-up,
che nasce dai risultati e dagli impatti ottenuti dal progetto precedente, ma costruisce qualcosa di nuovo, semplicemente perché la situazione, il contesto di partenza è stato modificato.